Ciao, benvenuti sul secondo canale di MVV Blog, dove i video fanno veramente schifo, non come sul primo canale che fanno schifo e basta, qui fanno veramente schifo a bestia. Comunque, iniziamo. Allora, io oggi devo fare un rimestio qua giù di computer, perché questo bussolo qui che stavo usando per fare musica, audio, non mi garba a vederlo, è un carrozzone, non mi piace. Quindi volevo utilizzare questo qua giù che avevo comprato apposta per questo scopo, che c'è una valanga di miriade di uscite e ingressi dietro, no? Però c'è un problema, che qui non c'è un SSD, c'è un hard disk normale in questo momento dentro, perché l'avevo recuperato e l'avevo messo su questo qui. Però è un SSD da 160 GB piccolo, quindi mi ce ne vuole uno un po' più grosso, almeno del doppio, che però ce l'ho su questo computer qua. Quindi bisogna che tolga questo SSD che è qui e lo infili su questo qua. Poi prendo l'SSD che è su questo e lo metto su questo, perché questo mi serve per fare dirette. Dopodiché questo arnese qua giù lo smonto completamente e lo monto dentro un case di un server, che perché mi serve nel data center. Quindi incominciamo a sbudellare un po' di computer. Ok, prima o poi dovrò comprare anche un microfono, perché qui veramente non si può. Eccolo qua. E tic tac, olè, e questo è uno. Questo ci devo fare solo il backup, perché poi mi serve poi per rimettere il sistema operativo su questo qui. Se però trovassi l'occhiali, maremma maiala, Eva. Ah, ce l'avevo. Maremma maiala. Ah, ce l'avevo. Allora, mettiamo, collego questo di qua e così si fa il backup. Allora, nel mentre che questo coso fa il backup, io vi ricordo le magliette. Ora ne disegnerò qualcuna nuova, perché mi hanno dato la possibilità di stamparle completamente da dietro, davanti. Quindi le nuove magliette per l'estate, compratene, avvagonate, perché questo ormai è diventato un mio lavoro e quindi almeno mangio qualcosa. Sì. Sto cercando di vendere le magliette. Compratele, mi raccomando. Tipo di immagine image boot, accetta, disco, su immagine. Questo qui si butta dentro backup, taverna. Taverna, no, di erva, taverna 02. No! Madonna, stoso. Oh, taverna 02, salva, comprimi a bestia. Ok, verso Natale dovrebbe essere pronto. Allora, nel frattempo, qua giù c'è da sbudellare ancora una roba qui. Dove siamo? Oh, no. Allora. Prova. Ok, qui sotto ci dovrebbe essere un altro hard disk. Eccolo qui. Ecco qua. Vediamo un po'. Ecco, questo potrebbe... E poi il sistema operativo lo posso copiare qui sopra di questo computer. Tanto non ci devo fare niente di che. Nel frattempo tolgo l'hard disk dal Sony Vaio. Eccolo qui. Ma sinceramente dentro il Sony Vaio ci potrei mettere anche un hard disk normale anziché un SSD. Comunque, vabbè. Quindi appena questo coso ha finito di fare il backup, copierò questo disco qui su questo qua. No, o no? No. Sì. Allora, quando questo qui ha finito di fare il backup... Allora, quando... Dunque, lo rifò. Non sto capendo più niente. Quando quest'arnese ha finito di fare backup di questo sistema operativo, copierò questo disco su questo qua. No, cosa ci devo copiare qui sopra? Aiuto, non ci sto capendo più niente. Questo è quello grosso. Grosso. Quello è piccolo, questo dovrebbe essere da 2. Sto facendo un casino. Questo è da 240 GB. Quindi, quando ha finito di copiare questo disco qui nel computer di qua, non connetto oggi. Copierò il sistema operativo del Sony Vaio che è qui dentro su questo disco qui e installerò questo disco qui nel Sony Vaio. Su questo che è grosso invece ci andrò a installare il sistema operativo del computer più inutile del mondo, in modo poi da mettere questo qui dentro. Se però mi comprate le magliette non dovrò continuare a scambiare gli hard disk, perché mi potrò permettere di comprare l'hard disk. Vabbè, tanto siccome ci vuole 150 anni, nel frattempo smonto anche questo. Questo ha una sola vite qui di lato e si apre. Si tira via e si apre. Olè. Ecco qui. Qui l'hard disk è sotto. Fai vedere? Infatti c'è un disco normale. E qui ci metto l'SSD. E questo lo posso togliere dalle scatole, perché tanto il backup di questo ce l'ho già. A proposito, nel video in cui facevo vedere questo computer, se vi ricordate, questa qui l'ho incollata con l'Attac.
Ecco, tutti quelli che dicono l'attacco non si usa in attacco, guarda un po', è un anno che funziona con questo aggeggio attaccato con l'attack e dissipa tranquillamente il calore e non si è staccata. Certo, non ce la posso più togliere, ma non me ne frega nemmeno niente. Questo aggeggio non vale un cazzo, dai, su. Sarebbe ganzo installare una CF card qui dentro. CF card, olè. Allora, 2 GB, no, 4 GB, Ultra DMA 300x, credo questa sia quella più veloce e più grossa. Cacciaviti di me, dove sono finiti? Cacciaviti di merda! Vi mancavano, ditemi la verità. Cacciaviti di merda, cacciaviti di merda. In edicola! Non c'è bisogno di spaccare e smontare tutto il computer, basta sollevare la scheda madre un po' così e... Hai capito? A proposito, nei commenti ho letto... Ma non toccare la scheda madre con quelle dita luride e schifose. Possiamo continuare? Ok. Dovrebbe andare io, sì. Oh, va. Preciso. Preciso al millimetro, guarda là. Ci va precisa proprio dentro, precisa. E così c'ho anche la CF card installata dentro, ci posso mettere DOS, non lo so. Ma proviamo a installarci il DOS. DOS 7.1 originale, scaricabile gratis, vi metto il link qui sotto, servirà a nessuno ovviamente. Welcome to Welcome Next, MS-DOS, the most widely used don't install. Adesso MS-DOS guarderà le partizioni, tuo DOS non può essere installato senza una partizione fa. Quindi come lo installa? F-Disk, F-Disk, bad command, vaffanculo. Dov'erco? Sono tutti dischi. Quindi userò Partition Magic per partizionare la Compact Flash. Piro 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 pipi bulldozer, tururum, tururum, il budello rotto di Tuma, tururum, tururum, che pisciava a giro per la strada, tururum, tururum, e la multa prende perché non si può fa. No, ora ci vuole anche il mouse, maremma di Dio. Figurati se ora io ho un mouse USB a portata di mano. Figurati te. Next, next, next. Continua, attivalo. Sì, congratulazioni. Reboot, vediamo se va. E siamo nel DOS, ha funzionato. Quindi posso fare il boot dalla CF card. Ho trasferito tutto il disco del Ghost sulla CF card. Se ora tolgo il disco del Ghost, lo riavvio, dovrebbe partire il Ghost direttamente dalla CF card. Perfetto! Vediamo un po', prompt del DOS con CD-ROM, DVD-ROM, Ghost, va anche il mouse, vai, perfetto. Vabbè, funziona. Nel frattempo di qua sta finendo di fare i backup con tutti i dischi, ho collegato anche quello più grande, e poi così posso passare a finire questo casino che mi sono messo a fare. Or dunque, che questo è pronto, lo posso reinstallare nel computer. Vediamo, vediamo, Gigabyte, vediamo se parte Windows, no, ancora no. Sì, Windows, vai, partito. Sta installando l'SSD, questo è il vecchio sistema di quando ho fatto il video del televisore che è stato 20 anni in cantina. Scusa, ma che televisore del cacchio c'hai? Un 65 pollici, 4K, nuovissima. Cosa c'hai? 65 pollici, 4K, ma dove vai? Questo è un televisore! Mia codesta aggeggio che... Perfetto, questo funziona. E l'SSD che ora è qui dentro, prima era dentro il Sony Vaio. Nel Sony Vaio c'è il disco che era dentro a questo computer qua. E vedete, anche questo qui funziona dopo essere stato ghostato. Ha funzionato al primo colpo anche questo. A questo punto di questo video molto interessante, io avrei intenzione di prendere tutto il ripieno di questo coso qui e buttarlo dalla parte di qua. Che è sto troiaio? Mamma mia, è andato via un piedino di merda. Comunque questo dalla parte di qua ci dovrebbe entrare. Non c'è bisogno di mettere nessuna scheda, perché tanto ha tutto, la scheda video, scheda di rete, scheda audio, è già tutto. Poi non mi serve un cacchio, mi serve solo per fare qualche render. Quindi lo frullerei di qua. Tre, due, uno! Non va un cazzo. Perché non va? È pure qui acceso. Non c'è nemmeno una lucina che indica che sia acceso. Strano, questo alimentatore dovrebbe fare abbastanza schifo da poter funzionare.
Allora, forse avevo sbagliato a collegare i cavi, vediamo. Infatti va. Vabbè, vediamo se lo riesco a configurare. Comunque la V-Core 1, il vino sta a 11,80 oggi, vedi? Insomma, è un po' caro. Allora, vediamo se riesco a configurare un RAID 0, perché volevo fare un RAID 0 per unire due dischi insieme, non me ne frega della sicurezza. All data on the selected RAID along with the RAID themselves will be lost. Are usure vantu continue? Deleting array 1, array 2, inizializza uno più dischi in modo da creare un array. Continue boot. Dovrebbe partire il sistema operativo ora a regola. Ok, il sistema operativo è partito. Ora bisogna vedere se riconosce il RAID. E si vede subito con Partition Wizard, si vede al volo. Lo vede. Oh, ok, è pronto. Tutto funziona regolarmente e questo ora posso rimetterlo nel mio data center. Comunque, grazie per aver visto questo video sul secondo canale e mi raccomando, restate sani.